È arrivato! Quando uno dice 14 metri, sei abituato a pensare che 14 metri siano una distanza piccola. Poi lo vedi sulla barca e dici, cazzo, ma è una mega barca. Devi pensare in profondità quanta roba c'è qua. Salga pure da qui. Sali e metti subito una mano lì, ma questa ti regge comunque. Eccolo qua. Esatto, questo è il modo migliore. Perfetto, avete visto? Vi ha appena insegnato come si sale. Io sono un maestro della barca, sono noto, la soffro tantissimo. Maestro della barca. Quindi io conto come primo dirottato. No, non sono il primo, però sono un dirottato anch'io. Beh sì, assolutamente. Posso considerarmi un dirottato? Sono stato dirottato da Just Me. Come molti di voi già sanno, il mio viaggio per l'Adriatico e non solo è fatto sì di sostenibilità, è fatto sì di incontrare tanti di voi, ma è fatto anche di incontrare delle menti, di personaggi conosciuti e più conosciuti e non, e anche di grandi amici. E uno di questi è Alessandro De Concini. Con queste persone mi piace parlare di altre realtà, di altri modi di approcciare la vita, e lui è piuttosto differente da me. Per cui abbiamo semplicemente fatto una chiacchierata che però si è aperta verso orizzonti piuttosto interessanti. Chiavi di lettura differenti per voi. Ma aia, esattamente qui. Allora, benvenuto a bordo intanto. Grazie di avermi ospitato. Questo posto è spettacolare, devo dire. Te lo dicevo un minuto fa, telecamere spente, che io non sono mai stato un grande appassionato del mare, delle barche, ma che messo piede qua, visto come sei sistemato, il fascino proprio si percepisce. Sono onesto, proprio mi prende forma, pian piano prende forma. Poi il progetto è matto come un cavallo, cioè io dico sempre che sei la persona più matta come un cavallo che io conosca, ed è questa è la cosa che mi piace di più. Cioè, mi faceva pensare quella volta che mi hai detto che per stare meglio tu pensi a quanto assurda alla sia vita di... No, perché siamo le persone più diverse, cioè io ti adoro, però cioè la tua vita è il mio incubo e viceversa, e la cosa è bellissima, cioè. Ma infatti è questo uno dei motivi perché sono felicissimo che tu sia a bordo, perché se da un punto di vista abbiamo è atterrato un uccello in acqua, proprio che atterraggio incredibile. Siamo opposti sotto certi punti di vista, poi sotto altri siamo molto simili, però siamo opposti e quindi abbiamo degli obiettivi differenti. Però la cosa più interessante quando si trova una persona che ha un obiettivo differente è via giudizi e piuttosto assorbire, no? Certo. Perché comunque io so di essere sbilanciato nel mio mondo. Anch'io. E quindi soffriremo comunque come ogni essere umano nella quotidianità il fatto di dire ma non è che abbia fatto un po' troppo, non è che abbia bisogno un po' di qualcos'altro. E io parlo spesso del concetto delle gabbie, no? Di questa eterna situazione in cui a partire dalla nostra vita che ha una fine, e quindi è una gabbia, certo, già di per sé, il fatto di imparare a capire come sentirsi liberi o meno, no? Per cui io ho appena scelto di salire a bordo di una barca e vivere in una barca, tu hai appena scelto di andare a vivere a Milano. Sì, mi sono appena trasferito a Milano nella SID, perché il lavoro porta in quella direzione, sì. Ci sono tutta una serie di progetti, alcuni dei quali non posso ancora parlare, perché sai, ci sono gli NDA, le certo, cose, eccetera. Però il lavoro chiamava e ho appunto due grossi progetti a Milano, e quindi alla fine non avevo più motivi per stare a Padova. Lì c'è più movimento da tutti i punti di vista, e quindi ho fatto questa scelta che non mi è costata poco, perché per l'appunto essendo noi due opposti, la cosa che più nella vita a me spaventa è il cambiamento. Ho imparato negli anni ad affrontare questa paura, perché per molto tempo io sono stato schiavo della mia paura del cambiamento, e quindi sono stato chiuso in casa, sono stata una persona con delle difficoltà psicologiche e sociali, insomma ho sofferto di ansia sociale molto forte. Pensa che anche soltanto metti 8 anni fa io non ero fisicamente in grado di parlare al telefono con uno sconosciuto. Stavo proprio male, okay, fisicamente male, non riuscivo. Cioè, quando mi chiamava il call center, non ero in grado di parlare con uno sconosciuto, okay, al telefono. Quindi, per me è stato... per cui, cambiare città, cambiare regione... Io oggi sei un divulgatore. Sì, ma infatti ogni tanto ne parlo, tipo con mia madre. Cioè, Parli con migliaia di sconosciuti. Ma tu ti immagini com'è possibile che sia finito qui? Però ho imparato quindi ad affrontare queste mie paure. Però tutto sommato c'è ancora una forte resistenza, no? Io sono una persona molto abitudinaria, ho una mia routine, faccio le mie cose... Per la maggior parte del mio tempo cerco di parlare il meno possibile con meno persone possibile, tranne la mia cerchia di amici, eccetera. Quindi diciamo che in questi anni mi sono molto buttato. Però appunto ogni volta che ho paura poi penso a Mick, che ha pigliato tutte le prese, è andato in barca, ha detto vai, mollo tutto, vaffanculo. E questa cosa mi fa sentire meglio. Devo dire però, e devo essere onesto anche con me stesso, che se da un lato è vero che sono abitudinario, resistente al cambiamento, eccetera, devo dirti anche però che tutte le cose buone che io ho avuto nella vita sono state perché ho rotto questa mia paura, cioè sono andato oltre. Per cui devo anche essere onesto che tutti i cambiamenti che ho fatto poi mi hanno portato a un miglioramento. Per cui
dentro di me dico: sì, va bene, sei così abitudinario, però hai anche tu la consapevolezza del fatto che non va bene essere così abitudinario. Perché quando esci dalla tua zona di comfort, vabbè, un termine abusatissimo, però effettivamente le cose succedono lì. Sono d'accordo. Però a me verrebbe un po' da rompere anche questa cosa che di vederci così a poli differenti. Cioè, quando tu hai detto voglio vedere meno persone possibili, tu sai già dove sto andando a parare. Io, soprattutto in barca, ma anche quando avevo la mia piccola barchetta prima, quando sono arrivato ieri e già stamattina, non è che abbia voglia di mettere piede a terra e Te ne conoscere stai bene persone qua. o crearmi situazioni. E la barca è anche fatta di moltissime routine, no? Piccole cose che devi aggiustare, mettere un oggetto dopo l'altro in modo che poi li tiri fuori giusti. Cioè, sono tante cose molto militarizzanti, diciamo, molto metodiche. Io nella mia quotidianità credo di essere, e l'ho scoperto anche poco tempo fa, pieno di abitudini e di cose che faccio con una routine molto chiara e molto ovvia. E che poi ho proprio un'altra parte di me che si diverte a scuotere tantissimo. Però ce l'ho totalmente quella cosa, come anche il discorso delle persone. Io credo che la maggior parte di noi abbia un muro rispetto al conoscere una persona che non conosci o avvicinare e chiedere, cioè è solo un'abitudine anche quella, quando lo fai un tot di volte lo fai sempre. Ci sono bei libri anche, no, su quel tipo che si è fatto noleggiare un'auto, non mi ricordo neanche chi fosse, se Tim Ferriss o qualcun altro, che è andato di notte a suonare una tot di campanelli finché uno gli ha dato l'auto in prestito, perché alla fin fine è una questione matematica e la paura iniziale è un muro veramente grandissimo. Ma come tutte le cose, come quando inizi a fare anche allenamento, no? Poi inizi a smuoverlo un po' e poi quasi diventa anche una routine il fare quello, no? Quindi la routine del cambiamento. Io ho questo adesso che ho proprio questa routine del cambiamento, ogni tot ho bisogno di cambiare. Ma questo mi genera anche un problema, dove cerco stimolo da te. Quando io prendo un'abitudine, io sono molto in grado, ma chissà se è qua il problema, sono molto in grado di dirmi: ok, domani di nuovo stessa ora faccio questo, dopodomani stessa ora. Non è troppo un problema essere metodico e militarizzante come stesso. Quello che mi frega è che dopo 2 o 3 giorni che faccio questa cosa qua, si scatena una parte di me che dice: però qual è la cosa a cui tieni di più nella vita? La libertà. E allora la libertà di rompere quello schema diventa una cosa incredibilmente grande. Facciamo finta che io faccia allenamento 4-5 giorni di seguito, 6 giorni di seguito. Dopodiché voglio scuotere questa abitudine, voglio romperla perché voglio sentire che sono libero di scegliere di non fare come si dice che si fa. E questa è la cosa che più mi frega quando io devo crearmi continuità. Però ti faccio una domanda provocatoria, cioè chi l'ha detto che è sbagliato? Cioè, ti faccio un esempio, tu mi hai detto la cosa a cui tengo di più nella vita è la libertà e ne consegue che le routine dopo un po' vadano scosse. Io non ritengo che questa sia una cosa necessariamente sbagliata. È molto diversa dalla mia, cioè se io ti dovessi dire che cos'è la cosa che a me muove più di tutto, io userei proprio il termine costruzione. E a me piace costruire. Ah, Io bello. sono, una volta sono stato fulminato da un documentario che ho visto sui castori. I castori sono delle bestie stupidissime, cioè loro fanno una sola cosa, costruiscono dighe, fanno solo quello. Non gliene frega niente di... Un castoro adulto riesce ad abbattere fino a 300 alberi in un anno. Se ne fa praticamente uno al giorno, va bene? E il suo unico scopo è costruire una diga, e quando l'ha finita, il suo unico scopo è farne un'altra più grande. Non fanno nient'altro. E io, guardando questo documentario, ti giuro, ho avuto un momento e ho detto: ma io lo capisco. Cioè, sono così. Io mi sento come quel castoro. Cioè, il mio obiettivo è costruire una diga e poi farne un'altra, perché mi diverte farlo. Per cui, per me, l'esempio dell'allenamento, il mio obiettivo è costruire, in questo caso, il fisico. E quindi non sento la necessità di rompere quello schema. Tu hai detto una cosa importante, tu dici: voglio la libertà di non applicare degli schemi che vengono dagli altri perché si fa così. Quello lo sento anch'io, ma lo schema che io scelgo, cioè nessuno mi ha detto di costruire una diga. Sono io che ho visto quel film e ho detto: lì ci starebbe bene una diga, adesso ce la facciamo. E a quel punto per me tutto il resto diventa secondario, cioè tutto il resto diventa in funzione di quella costruzione. Ma quello che secondo me è importante è essere consapevoli che ogni persona ha dei diversi motori, dei diversi valori finali e non ce n'è uno giusto o uno sbagliato. Cioè, una volta io avevo l'arroganza di pensare che chi non era particolarmente ambizioso sul campo lavorativo o non aveva questo mio impulso alla creazione e costruzione di cose fosse in qualche modo inferiore.
poi ho capito che questa è una puttanata grossa come una casa. Esatto. Cioè, esatto. Non c'è niente di male nel dire io voglio la libertà e quindi mollo tutto, vado in mezzo al porto con la gente che passa e mi metto in barca e vado. Cioè, non ho tolto la parte di giudizio degli altri e mi limito a dire io sono fatto così, mi vado bene così, mi piace, non pretendo che sia meglio di quello che fa qualcun altro. Quindi nel tuo caso forse dovresti fare lo stesso, cioè perché dovresti cercare di essere come me? Se, no, ma capito, io se non ti va di allenarti dopo 5 giorni, smetti, cazzo te ne frega. Cioè, capito? Sì, sì, no, questo è vero, ma tra l'altro non a caso io ho iniziato dicendo no, io ho scelto di andare in barca, tu hai scelto di andare a Milano. Sappiamo che nella storytelling comune, a quel punto chiunque ascolta magari... per percentuali probabilmente sì. La maggior parte andrebbe più in però che bello sentire di uno che va in barca rispetto a uno che è va a Milano, esatto, è più romantico. Certo. Ma in verità non è di nuovo una fregatura, perché alla fine il concetto, uno degli obiettivi che abbiamo è chiaramente quello di arrivare a stare bene, benessere, felicità, no? Esatto. E io penso sempre, guardando anche persone che hanno una certa età, hanno fatto certe scelte di vita, magari lavorative o magari concentrate verticalmente verso qualcosa di specifico, il punto secondo me alla fine è come riempi il tuo tempo, no? E quanto di questo tempo riempito ti crea del benessere e ti crea motivazione di alzarti la mattina. Certo. E credo che una delle cose più belle a cui aspirare è trovare quel modo, quel qualcosa che per cui ti vuoi alzare prima la mattina e non dopo, no? Certo. Io penso che quando hai quella cosa lì, cioè stai bene, sei a posto, puoi qualunque anche, cosa sia. Sì, e puoi anche essere uno che o una che fa trading da Milano o a New York Stock Exchange da mattina alla sera, che è una delle cose viste come più, no, incravattato, sì, o in banca o roba del genere, però se tu ti alzi la mattina non vedi l'ora di farlo, ma tu sei nella piccola percentuale di persone che ha trovato un modo. Per cui per me quello che tu fai, a parte che in passato ho vissuto anch'io più una parte di costruzione, però lo trovo totalmente in linea con la ricerca della felicità per ognuno di noi. Quello che mi viene però da domandarti per estrema curiosità è come relazioni questo alla libertà, cioè cos'è per Alessandro De Concini la libertà? E io ho una risposta molto chiara, cioè è incredibile come sia una domanda così difficile, così complessa, ma io ho una risposta per me molto chiara. La libertà è quella di scegliermi il mio obiettivo, ma non lo dico né vantandomi né lamentandomi, però io mi sento veramente un treno in corsa. La differenza è che sono io che ho scelto verso quale stazione andare, cioè quella per me è la libertà. Io non mi sento particolarmente libero di cambiare corso continuamente come sei tu. Io sento di essere su dei binari. Sì. Ma quei binari li ho messi io, però. Sì. E questa per me è la libertà, cioè non sono agile nel mio percorso. Se io sono il treno, tu sei la motocicletta da rally che sì, vai, sì. Ok, quindi io è vero vado solo dritto, ma vado dritto verso dove voglio andare io. Nessuno mi ha detto quello è il posto dove andare. Quindi per me la libertà è scegliere la stazione dove si sta dirigendo il mio treno. Sì. Sento di essere una persona molto rigida nel percorso per arrivare in quella cosa, e se deraglia per un attimo sono molto preoccupato, sono una persona anche molto ansiosa, bisogna dire anche questo. Per cui per me è quello, cioè credo che di non riuscirei mai a sopportare di vivere una vita in cui ciò che devo fare mi viene imposto da qualcun altro, cioè è quella per me, è l'imposizione. Infatti io per esempio detesto la moda che c'è adesso sui social di demonizzare per esempio il lavoro dipendente. Sì, anch'io. È una puttana, tutti devono fare gli imprenditori, non è vero. Sì, il lavoro sì. dipendente va benissimo e anzi sì. spesso è anche uno step per poi arrivare a una cosa più sì, grande dopo, sì, no? Sì. Quindi io per esempio ho avuto pochissime esperienze da lavoratore dipendente, ma non mi dispiacerebbe avere anche delle esperienze da dipendente. Quello che però non potrei mai sopportare è di farlo tutta la vita. Cioè l'idea che il mio percorso lavorativo sarà sempre indirizzato da qualcun altro. Questa cosa qui mi sta stretta in una maniera incredibile. La paura di svegliarsi, avere 50 anni ed essere ingabbiati in una vita che non hai scelto tu. Ecco, quindi non ho tanta paura del rimpianto. Ho più paura di aver sbagliato qualcosa o di essere stato che mi sia stato imposto da qualcuno andare lì.
quella cosa lì per me è l'anti-libertà assoluta. Possiamo dire che, secondo me, che la mia visione di libertà è a lungo termine e la tua è a breve termine. Cioè, la tua sì. libertà è quella di dire io sì. oggi non ci voglio, faccio un'altra cosa. La mia libertà è di dire vado verso i miei 80 anni come li voglio. Cioè, capito? Questa è la no, mia. Ma infatti ci sono una serie di punti qua. Intanto parto dall'ultimo sul concetto del lavoro dipendente, perché una volta ho conosciuto un gruppo di commercialisti. Ok. Più che commercialisti, persone che tentano di cioè hanno un problema da risolvere, no? Che è dato dal cliente che hanno, eccetera, perché alla fine abbiamo tutti clienti e fornitori in un certo modo, no? Per cui la passione più grande di queste persone, in stile Suits, la serie TV, che sono avvocati, no? Dice, no, avvocati, l'avvocato okay. forse è l'esempio perfetto, no? È quello di trovarsi un mazzo di carte, una partita, e dover fare il meglio con quella partita lì, no? Mm-hmm. Quindi, da un punto di vista, il concetto di libertà è minato, perché tu non puoi fare quello che vuoi, quella è la partita. Certo. Però la passione tremenda che queste persone hanno è data dalla capacità di tirare fuori la migliore soluzione con un contesto delineato con delle regole fisse. Sì. Questa cosa qua, che è propria degli avvocati, che possono essere persone libere, avere il proprio studio, eccetera, ma hanno questo gioco qui, può essere molto simile a quello, per esempio, di lavoro dipendente. Cioè, io posso avere la passione per questo lavoro qui, ma magari avere comunque dei limiti da parte del mio datore di lavoro, che la pensa diversamente da me. Parliamo di, momenti, di situazioni più difficili. Certo. E comunque io posso essere molto preso dal fatto di dire la mia quotidianità è piena di challenge comunque, perché io ho queste carte, questa è la partita. E devo farle funzionare. Da un altro punto di vista, invece, se considero come io e te approcciamo la vita, è proprio come hai detto te, è più una questione temporale. Io ho un ventaglio di possibilità esatto. quotidiane, e parlo molto spesso del concetto dei personaggi. Io mi alzo la mattina e oramai è diventato quotidiano il fatto che io mi alzi la mattina e dico che personaggio sono oggi. E io ho estremo bisogno che il personaggio abbia qualcosa di differente dal giorno prima, per cui per me i progetti sono veramente quotidiani. Oggi decido di fare il pensionato che gira per scoprire questa isoletta, domani invece magari sono concentrato nel diventare un velista esperto, o sei lo youtuber, o sei... Esatto, io ho bisogno di questa cosa qua, perché nel mio caso rincorro la vita, tento di tenere la morte lontana, e quindi questo può essere pieno di problemi psicologici come concetto, ma per me più cose sono, più la vita è piena di queste cose, e più la prima cosa che mi fa svegliarmi presto la mattina è: che vita è oggi? Che serie TV è? Che puntata è? E soprattutto, vista così, dico anche quali saranno i challenge. Di nuovo torniamo anche al discorso dell'avvocato, no? Cioè, quale sarà la cosa che renderà questa storia, quella di oggi, interessante? Che tra l'altro mi fa sorridere, perché è un po' la paraculata bellissima che abbiamo nel nostro lavoro come content creator. Cioè, io in barca questa cosa si è estremizzata: se c'è un problema, è già una soluzione per un video, perché se c'è un problema finalmente hai una tematica che si autosrotola da sola, sì, e diventa un video bellissimo. Quindi tu non vedi l'ora di avere un problema, e semmai devi imparare a avere le telecamere accese, no? Però questa è la sensazione che sento di avere io dal punto di vista di quotidianità. Nel tuo caso la differenza sta nel fatto, secondo me, che quando tu deragli un po' puoi essere preoccupato. Nel mio caso, a volte la mia estremo non avere una direzione precisa può portarmi a sentirmi perso. Esatto. E quindi sono quei due estremi. Esatto. No? È raro che io mi senta perso, mi sento magari ansioso, che è una cosa diversa. Però perso no, perché io la mia rotta l'ho tracciata, poi magari la cambio. Ecco, questo è importante, sì. non bisogna vederla come un... Prima ragionavo mentre parlavi. È vero che io ho detto la libertà per me è scegliere la stazione dove va il treno. Ma è anche, ci aggiungo una postilla, è anche la libertà di cambiare stazione. Sì, cioè io sono sì. il proprietario di tutta la rete ferroviaria e decido dove andare col treno. Questa sì. è la metafora che mi sì, piace. Sì, io lì ne ho parlato sul video dell'obiettivo nobile, quando dicevo che alla fine tutti noi... È triste da dire da un punto di vista, ma abbiamo bisogno di una scusa, no? Per rendere la nostra vita interessante, e quindi noi abbiamo un obiettivo che è lì, ma man mano che ci avviciniamo il divertimento e il concetto di libertà è dato dal fatto che quell'obiettivo si sposta, quella stazione esatto, cambia. Esatto. Perché nel momento in cui tu arrivi a quella stazione e nel frattempo magari non hai avuto stimoli, quando tu sei arrivato a quella stazione, per assurdo ti troveresti completamente perso. Ah, sì. Cioè se tu hai costruito la diga finale, No, a quel punto che senso ha la tua vita? No, cosa fai? Non c'è più senso. Esatto. No. E infatti, però
quello che mi salva è che non c'è la diga finale. Esatto, esatto, no? Cioè, o che magari pian piano inizi a trovare modi diversi o altre cose che somigliano a dighe, ma esatto, inizi a spostare sempre il tuo obiettivo. E infatti la mia vita è stata per tutti i miei 34 anni, ormai quasi 34, un continuo cambiare obiettivi, raggiungerli e poi trovare qualcos'altro. Ho accumulato nella mia vita una quantità incredibile di skill inutili, perché per due mesi mi invaso di una cosa, la faccio, divento sufficientemente bravo da essere soddisfatto e poi passo alla prossima. Allora in questo sei come me, però non hai, cioè questo è cambiamento. Micro cose, però poi quando ho beccato quelle due o tre cose che mi hanno fatto dire ok, questo è la mia diga, allora lì poi sono andato. Diciamo che sì, ho provato tante piccole dighe finché non trovi quella grande, no? Tanti micro progetti, per esempio. Poi la mia mente funziona così, non riesco più a spegnermi. Mi è successo l'ultima volta, qualche anno fa, l'ho anche raccontato a un certo punto in un video, mi sono invasato di costruzione di modellini di Gundam. E non pensavo ad altro. Cioè, io non facevo che pensare a nuovi modellini di Gundam. E è incredibile da spiegare, perché veramente sono capace, anche a mio malgrado qualche volta, di una capacità di concentrazione inspegnibile. Cioè mi svegliavo la mattina pensando al pezzo da attaccare al robot, e andavo a letto la sera pensando al pezzo che attaccare, e non riuscivo mai in nessun modo a spegnermi. Poi a un certo punto ho deciso che basta e sono passato a un'altra cosa. Quindi per però me deve essere stato un momento bello. È bellissimo. Quelle cose lì mi esaltano. Mi esaltano perché mi esalta l'immersione. Mi esalta quel momento in cui mi scatta e dico ok, questa è la mia nuova diga, adesso porca puttana, voglio sapere tutto quello che posso su quella roba lì. No, esatto, è un concetto, di nuovo, ti svegli la mattina con un motivo, certo, e ti riempie. Sì. Secondo me la differenza sta solo quando qualcosa ti occupa tanto della giornata, capire quanto poi può essere sostenibile o no, no? Sì. Cioè nel senso, ok, la mia felicità, sono appagato, però poi fra un mese sarà una situazione tremenda, perché nel frattempo non ho fatto la spesa e non ho nulla da mangiare. Sì, sono oppure così. Sì, mi riduco a un barbone. Sì, io sono così con i videogiochi, che è un'altra di quelle cose dove la gente dice, la gente diceva, oramai non è più così, perdita di tempo, in verità sono tutti tra gli invasi. Io gioco quasi niente durante l'anno, cioè nel senso che ho probabilmente due momenti dell'anno dati da 3-4 giorni d'inverno e 3-4 giorni in qualche momento della primavera, dove faccio 24 ore quasi, cioè dimentico di andare in bagno, dimentico di bere, questo è un problema, motivo per cui poi ti riempi di brufoli come un sedicenne, ma vivo totalmente la vita di quel personaggio, quel videogioco, e sapendo che arrivo fino alla fine, poi lì sì che non si sposta l'obiettivo, quindi è finito. Quando è finito, ovviamente devi, anche lì serve una preparazione per ritornare al mondo normale, no? Perché se arrivi alla fine e poi non sai cosa fare, ti trovi perso. Se invece se impari anche già come stufarti un po' del videogioco, eccetera, finisce che torni al mondo normale e hai degli spunti nuovi. Sei stato un altro personaggio, sei stato un'altra vita. Io continuo a pensare, è vero, il potere della tecnologia del videogioco è una cosa stra sottovalutata ed incredibile. Tu vivi la vita di un'altra persona, accelerata, fatta di un mare di cose, pensata da centinaia e centinaia di persone, perché dietro ci sono squadre incredibili, e quando ne esci spettinato, hai un mare di cose che puoi prendere, renderle tue e farne qualcosa. A me è capitato tantissimo anche con i romanzi, cioè proprio di perdermi dentro i romanzi, proprio assolutamente. E mi capita di meno adesso, perché ho perso l'abitudine a leggere per quella maledetta dipendenza dal telefono di cui parlavamo anche prima, che mi ha tolto, quello veramente mi ha tolto la gioia della lettura. Io sono stata una persona che leggeva una media di un libro alla settimana per 20 anni, e poi è arrivato il maledetto cellulare. E adesso leggo, non so, due libri l'anno, anche di narrativa. Capisco. E questa cosa la odio. Cioè, questo, ecco, se c'è una cosa che detesto nella mia vita è che non leggo più narrativa. Abbastanza. Sì. Leggerò due libri l'anno, e questo è un peccato incredibile, perché poi quelle volte, quei due libri l'anno che leggo, sono così felice di quello che sta succedendo, che poi ogni volta finisco e dico, ma perché non passo le mie giornate così? Perché guardo l'ennesimo gameplay di Hearthstone su YouTube, porca puttana, poi ci ricasco dentro e non riesco più a uscire. Quindi ecco, quella è una cosa che odio della mia vita in questo momento. Vorrei riuscire ad avere la forza di leggere di più di narrativa, perché per me mi dà quello stesso effetto lì. Guardo anche le serie TV, però per esempio anche le serie TV ne guardo molto meno di prima, guardo meno film. Okay. Le storie sono un po' state
portate via dalla mia vita dalla dipendenza dal cellulare, e questa cosa è una cosa che rivoglio indietro, maledizione. Quindi questo tantissimo, proprio perché poi ne esci che sei completamente, anche i fumetti, ho letto un sacco di fumetti, ne leggo molti meno di una volta, non so, mi è capitato forse 2 anni fa che ho letto tutta la run di The Walking Dead, non so se tu magari hai visto la serie TV, però c'è il fumetto che è meraviglioso, e finito il fumetto, chiusa la pagina, ho pensato, e adesso? Cioè questa cosa questo fumetto mi ha cambiato, mi ha dato delle nuove prospettive, mi ha cambiato la vita in un certo modo, no? Mi è successo quest'anno con Solaris, che mi è stato consigliato dal buon Rick Fer. Ho letto il romanzo e per 2 o 3 giorni dopo, perché è molto breve, l'ho letto in 2 o 3 giorni, e poi per altri 2 o 3 giorni dopo ero veramente, pensavo solo a quello, mi ha proprio cambiato la vita. Ecco, dovrebbe succedere più spesso. Quella è una cosa che amo alla follia e che non mi succede abbastanza spesso. Da qui, e siccome sono un content creator professionista che sta molto attento alle batterie, al surriscaldamento delle stesse, e va tante belle, insomma, si è bloccato la parte video, quindi modalità podcast on, e attacchiamoci un po' tutti al è tremendo come concentrarsi su una cosa del genere ti dà, in inglese si dice it grows on you, no? Cresce dentro di te nei giorni successivi, mentre quando usi il cellulare finisci, hai un senso di vuoto totale. No? Ma è qui dove io sono però molto... Tu sei bravo, tu non ce l'hai questa dipendenza, io sì invece, ma... non riesco a fare a meno di pensarci, di toccarlo, di guardare cose inutili che poi non mi ricordo perché sono io penso devo ancora capire perché io riesco un po' a schivare questa cosa. Credo forse di non esserci mai veramente entrato, ed è per quello. Cioè, ho sempre limitato me stesso, non troppo a forza, semplicemente dopo un po' un appagamento che è immediato, veramente in stile droga, ho già la sensazione del potevo spendere il mio tempo meglio. Ed è un po'. Questa cosa ce l'ho sempre un po' avuta anche quando guardavo i Simpson, o quando guardavo quelle. Anche quelle cose dove hai una serie, non so, un libro di battute, ok? Sì. Ne leggi 4-5, alla sesta, quella risata lì è vuota, ok? Io ho questa sensazione qua. Quando faccio slide 4-5 volte, all'inizio è interessante, perché sono le cose che mi interessano veramente, dopodiché rido, sono sorpreso, dopodiché quella sorpresa diventa talmente da routine di nuovo, che perde totalmente sapore. E lì sento questo fastidio interiore, per cui mollo il cellulare. Però è molto legato anche al fatto che di giorno sono pieno così di cose da fare, e che la sera ho veramente quel non vedo l'ora che sia domani. Ah, certo. Per cui sono molto avvantaggiato, secondo me, da questo aspetto. Invece per me, io penso di essere diventato così dipendente perché in un qualche modo ha una funzione che mi aiuta anche, che è quella di, come ti raccontavo prima, io qualche volta ho veramente difficoltà a staccare la testa. Cioè proprio non riesco fisicamente a smettere di pensare alla cosa a cui sto pensando. E probabilmente io ho iniziato a drogarmi di telefono perché riesco a staccare, cioè mi assorbe e riesco a non pensare più, e questo vuol dire che per esempio mi aiuta a non pensare al lavoro. Io per esempio il lavoro ovviamente è molto stressante, molto importante, però è la mia grande passione, no? È quello che io costruisco, non è per me il lavoro, è costruzione. Questo vuol dire che se io non ho qualche cosa che mi aiuta a uscire, e può essere una cena con gli amici, può essere stare con la mia ragazza o il cellulare se sono in un momento da solo, io continuo a pensare all'infinito. Infatti ho bisogno di un qualche stimolo che mi riporti lì dove sono. Per cui direi di chiudere dicendo: non guardate Instagram, mai, non guardate TikTok, ma YouTube e contenuti lunghi. E anche iscriversi al mio canale non è una brutta idea. Fatelo. Cioè, comunque così. Mick, ma queste conversazioni, cioè, così filosofiche. Abbiamo un canale apposta. Ma di che cos'è che abbiamo parlato esattamente? Non lo so. È il problema che ultimamente, parlando così, facciamo il punto di tutto. È il problema che ho ultimamente nella creazione dei contenuti. Spazio da tutte le parti, voglio spaziare da tutte le parti, ho stimoli per spaziare da tutte le parti, e quindi poi non ho un titolo. Datecelo voi. Parliamo del tutto e del nulla. E non ho un obiettivo, ma ho continue direzioni che cambiano, che è esattamente una replica di quello che sta accadendo ora nella mia vita. Non torna con gli algoritmi di YouTube. Chi se ne frega, proprio i gran cazzi. Vediamo, e pian piano troverò. Vedi, questo è il punto, no? Bisogna imparare a sapere che i momenti di transizione o i momenti in cui non hai un binario definito non sono momenti malati, sbagliati, da risolvere subito. Sono una parte importantissima del cambiamento. E bisogna sentirla, assorbirla e imparare ad avere quella pazienza di dire lasciarli andare. Va tutto bene. Sì. E quindi rilassiamoci. Rilassiamoci e non mangiare, che ci ho fatto. Tantissima, tantissima.
È stato un piacere, Ale. Anche per me, incredibile.